E buongiorno, oggi iniziamo il vlog veramente prestissimo, effettivamente è ancora tutto buio. Intanto direi magari di iniziare ad aprire le finestre. Tra l'altro sembra che anche oggi sarà una bellissima giornata di sole. Finisco la skincare e poi ci sono. Ribuongiorno e soprattutto buon primo febbraio. Ce l'abbiamo fatta e finalmente gennaio è ufficialmente finito. Quest'anno, ve lo dicevo anche qualche giorno fa sull'altro social, il mese di gennaio è stato veramente, veramente eterno. Lo so che lo scorso anno mi lamentavo costantemente perché i mesi mi sembrava che passassero super veloci, ma così forse è anche un pochino eccessivo. Cioè, la via di mezzo non è mai male, infatti spero veramente che febbraio sia un pochino più clemente, anche perché lo sapete che io non sono troppo un amante dell'inverno, del freddo. Quest'anno devo dire che non ci si può lamentare perché non è stato così freddo, se non in alcuni momenti, quindi è sicuramente andata meglio del solito, però in generale preferisco nettamente la primavera e l'estate, cioè proprio mi sento completamente rinata, quindi spero sempre che i mesi invernali passino più in fretta e gennaio non ne voleva sapere di finire. Infatti stamattina quando ho preso il cellulare e ho letto primo febbraio, cioè non ci volevo credere e secondo me il modo migliore in assoluto per iniziare un nuovo mese che sia anche di buon augurio è quello di filmare un vlog, quindi proprio appena appena sveglia, appena ho finito di fare le solite cosine che faccio nella prima parte della mattinata, ho preso subito la videocamera e ho iniziato a filmare. Infatti devo ancora fare tutto, adesso ho solo fatto colazione, lavato i denti, skincare. E ora ci prepariamo. Tra l'altro, volevo approfittare del vlog per testare con voi questi nuovi acquisti che ho fatto su Amazon. Ho preso diversi strass, sia bianchi che colorati. Questi qui colorati mi convincono un pochino meno, soprattutto il verde e l'arancione, ma all'interno ci sono anche altri colori. Adesso poi ve li faccio vedere con più calma. Questi invece sono proprio classici strass trasparenti, bianchi, insomma, di varie dimensioni e dovrebbero essere proprio adatti per creare dei make-up particolari. In realtà oggi avrei voluto testare con voi le perline perché ho trovato diversi make-up e me ne avete mandati anche voi realizzati con le perle che sono veramente qualcosa di pazzesco. Infatti anche di queste ho fatto super scorta, sempre di varie dimensioni, così posso creare anche look molto diversi. Però penso proprio che dovremo rimandare questa cosa, cioè non è la giornata giusta per mettermi a creare trucchi troppo elaborati. Anche perché in realtà io oggi ho deciso di vloggare perché ho un appuntamento molto molto speciale tra esattamente un'ora e mezza, quindi mi truccherò alla super veloce e super semplice perché oggi andremo dalla nonna di mio marito e mi insegnerà a fare i tortelloni ricotta e spinaci come li sa fare lei, che è tipo un'emiliana doc. Quindi direi che mettere 1000 perline e brillantini potrebbe essere abbastanza inutile visto che passerò comunque la maggior parte della mattinata a cucinare e il pranzo a testare come saranno venuti questi tortelloni. E tra l'altro sono super emozionata perché sapete che io ero molto molto legata alla mia nonna e comunque adesso è un po' di anni che non c'è, è una cosa di cui effettivamente non vi ho mai parlato perché sapete come sono io, ma non è una cosa che mi capita solo con voi, cioè considerate che quando era successo il tutto avevo avuto difficoltà a dirlo anche alle persone che mi circondano perché io ho sempre bisogno di molto tempo per elaborare le cose, però appunto non ho più avuto possibilità di passare del tempo con lei e sono molto contenta oggi, così come poi è successo in altre occasioni perché forse qui su YouTube non avevo avuto modo di dirvelo, forse l'avete visto solo in qualche shorts, però comunque sono riuscita durante le feste anche a passare comunque del tempo con la nonna di mio marito e è una cosa sempre bellissima. Cioè il tempo passato con i nonni in generale e con le nonne, io ero più legata a mia nonna, quindi mi viene da dire nonna per questo motivo, semplicemente, però in generale il tempo passato con i nonni penso che sia davvero un tempo prezioso e indimenticabile. Ti lascia proprio quel qualcosa che poi, non lo so, ti accompagna poi per il resto della vita. Perlomeno nel mio caso,
È stato sempre così e quindi le occasioni come quella di oggi mi emozionano sempre tantissimo. In più è stata super super carina perché sapete che io cerco sempre di non coinvolgere troppo le persone che mi circondano, perché comunque quella di espormi sui social l'ho sempre considerata una mia scelta, sono sempre stata sostenuta da tutti, però allo stesso tempo mi è sempre piaciuto rispettare la volontà di chi magari non vuole esporsi insieme a me in questo mondo, ma perché è giustissimo, esattamente come viene rispettata la mia scelta. A me allo stesso modo piace rispettare quella degli altri e lei è stata carinissima, perché appunto quando le ho spiegato che avevo intenzione di filmare anche un vlog o comunque di filmare dei contenuti per rendere partecipi anche voi di questa mia esperienza, ha subito ho accolto benissimo l'idea, quindi insomma non vedo l'ora che passi quest'oretta e mezza e di essere lì da lei. E in tutto questo mi sono persa via, ma in realtà prima di iniziare a truccarmi avrei, da parte che non è che ho messo chissà cosa, quindi penso che si veda lo stesso. Oltretutto sono ancora un po' lucidina perché metto veramente tantissima crema solare ormai, ma è una cosa che vi dicevo anche nell'altro vlog, è dovuta all'utilizzo del retinolo, preferisco, cioè poi io la crema solare la utilizzo veramente tutto l'anno, solo che in questi periodi la intensifico ulteriormente, forse esagero un pochino con la coprenza, insomma, con lo strato che utilizzo, però appunto questa è la situazione del viso, ovviamente senza filtri, senza niente, anche con delle luci non bellissime come tutte le mattine, finché non è primavera, lo sapete che qui da me il sole ci mette una vita ad arrivare più o meno. Di solito inizia a illuminarsi la stanza verso mezzogiorno, quindi la luce adesso è quella che è, però questa qui è la situazione del viso dopo 6 giorni dal filler. Quindi il contorno occhi si sta sgonfiando decisamente, cioè io vedo tantissimo la differenza soprattutto dal vivo. Non so se in videocamera sta rendendo più di tanto, però non so in che altro modo farvelo vedere. Magari poi faccio anche un mini video con la fotocamera dell'iPhone che secondo me è decisamente più dettagliata rispetto a questa. Infatti, questa videocamera qui mi sa che nonostante io ci sia super affezionata, tra un po' dovremo salutarla. Che poi è una cosa che ci sta perché effettivamente l'ho veramente non solo usata, ma proprio di più. Cioè, non potevo usarla più di così. Mi ha accompagnata per tantissimi anni e in tantissimi video, solo che vedo proprio che sta perdendo colpi e comunque sto continuando a perdermi via. In realtà volevo appunto aggiornarvi sulla situazione. Le labbra mi sembra che siano, sto ricontrollando, ma mi sembra che siano totalmente a posto. Devo dire che sono stata super fortunata perché già dal secondo giorno praticamente si erano sgonfiate e non si vedeva più nulla. E a questo proposito, tra l'altro, ho ricevuto opinioni discordanti non da voi, ma da alcune persone che mi circondano, perché qualcuno mi ha detto no, sono giuste, sono perfette, qualcun altro mi ha detto che potevo usare leggermente di più. Io sinceramente trovo che questa dimensione, questa forma si adatti bene al viso e risulti anche naturale, quindi non credo che andrò ad aggiungere per ora perlomeno nessun tipo di filler, mentre per quanto riguarda il contorno occhi dobbiamo aspettare ancora un po' perché ci vogliono appunto almeno 2 settimane perché si stabilizzi e poi a quel punto capiremo se il risultato mi soddisfa o se magari c'è bisogno di intervenire ancora, anche perché ovviamente la zona del contorno occhi era quella più problematica, sapete che è una lamentela che probabilmente negli anni mi avete sentito fare non so più quante volte, ma discendo assolutamente dai panda, quindi ho la tendenza ad avere delle occhiaie molto pronunciate, anche se in realtà una volta fatto il filler la questione del violaceo, del blu dell'occhiaia è stata molto molto ridotta. In più lo sapete che ho lo svantaggio che va ad accentuare l'occhiaia di avere l'occhio molto molto infossato e quindi col filler in qualche modo siamo riusciti a intervenire, ma bisogna vedere se sarà sufficiente, perché appunto avevo l'occhio veramente molto molto incavato e negli anni la situazione era decisamente peggiorata, quindi bisogna aspettare ancora qualche settimana. Secondo me tempo metà mese, appena prima di San Valentino vedremo il risultato finale e poi valuterò bene che cosa fare, ma già così sinceramente, ma io addirittura già quando ero gonfia ero talmente contenta di essere riuscita a superare questa mia paura e di essere riuscita comunque ad ottenere un ottimo risultato che
Sinceramente, anche se mi vedevo gonfia, era comunque meglio di quella che era la situazione precedente. Quindi alla domanda lo rifaresti, come vi anticipavo già nel video, assolutamente sì, lo rifarei e anzi appunto adesso vediamo un po' come si stabilizza e poi valutiamo se serve ancora aumentare la situazione oppure abbiamo raggiunto il livello ottimale. Manca ancora più di mezz'ora all'appuntamento e io sono già vestita, prontissima e impaziente di andare. Ma tanto ormai lo sapete che quando devo fare qualcosa che mi piace, proprio tutto il mio lato infantile emerge come se non ci fosse un domani. Che tra l'altro poi pensavo che sarei stata molto più stanca, perché ieri sera alla fine sono stata sveglia molto più del solito perché volevo finire la puntata di si chiama Blackout, Vite Sospese, è tipo una nuova fiction Rai che non pensavo che avrei mai guardato. Poi non so come settimana scorsa mi è presa la fissa e quindi ho tipo iniziato a seguirla ed è una di quelle fiction che mi prende tantissimo, quindi tra una cosa e l'altra lunedì l'avevo interrotta perché era in onda proprio sulla Rai lunedì, però l'avevo interrotta perché dovevo assolutamente andare a dormire, quindi ieri sera ho detto vabbè, mi metto e guardo ancora mezz'oretta dell'episodio, poi me ne tengo altri per i prossimi giorni. Invece alla fine non ce l'ho fatta e ho dovuto guardarla tutta fino all'ultimo, quindi sono andata a dormire molto tardi rispetto ai miei soliti standard, ma la sveglia stamattina è suonata alla solita ora. Solo che tra le emozioni di iniziare un nuovo mese, sapete che per me i nuovi inizi sono sempre qualcosa di stimolante, il fatto che comunque volevo vloggare e in più c'era questa lezione di cucina, quindi proprio la stanchezza per ora devo dire che non la sento minimamente. Si vede proprio che oggi non fa particolarmente freddo perché Moiki sta dormendo da solo mentre Nio e Tiffany come al solito sempre appollaiati insieme. Voilà, ci siamo, è arrivato il momento, sto andando adesso a iniziare la lezione. Arrivati adesso, qui è già tutto pronto, questi sono gli ingredienti per fare la pasta, quindi c'è la farina 00, la farina di semola e le uova a pasta gialla, un filo d'olio e invece qui ci sono tutti gli ingredienti per fare poi il ripieno. E qui invece abbiamo le bietoline che vanno cotte. Le facciamo cuocere in acqua senza sale, perché poi una volta raffreddata l'acqua di cottura si può utilizzare per bagnare i fiori perché contiene tantissimi sali minerali. La verdura è cotta, quindi adesso andiamo a sminuzzarla. Adesso che abbiamo sminuzzato tutto, iniziamo a fare il ripieno e come prima cosa utilizziamo 450 g di ricotta. Proseguiamo con 250 g di parmigiano reggiano 24 mesi. Eccoci qua. Adesso è il momento di aggiungere l'uovo. Lo aggiungiamo prima in una ciotolina così da controllare che anche se è fresco sia tutto a posto. Ora andiamo con la noce moscata. Aggiungo un cucchiaino di sale, poi tanto andiamo a regolarlo man mano. E adesso dobbiamo solo mischiarlo. Il ripieno è pronto, adesso lo lasciamo riposare mentre facciamo la pasta. Per la pasta usiamo 200 g di semola, 300 di farina e 5 uova. Aggiungiamo le uova. Adesso è tutto pronto, si può iniziare con l'impasto. Aggiungiamo un goccio d'olio. Momento della verità, provo a chiudere il mio primo tortello e ci vorrà un attimo, però vabbè, per essere il primo non è malissimo, dai. Devo decisamente fare pratica perché penso che si noti benissimo quello che ho fatto io rispetto agli altri, però vabbè, ci proviamo. Prova qualità, così lo assaggiamo in anteprima. Super super promosso. Tortelloni pronti, tra un attimo li cuociamo. Stiamo iniziando a preparare il sugo per condire i nostri tortelloni. Qui c'è il soffritto e adesso aggiungiamo la passata di pomodoro.
e un po' di dado fatto in casa. E per finire, aromi naturali sempre fatti in casa. Tra poco, quando sarà pronto il sugo, andremo ad aggiungere anche un pochino del ripieno che abbiamo usato per i tortelloni, perché questa è proprio la ricetta originale, o comunque la ricetta più fedele a quella dell'Appennino modenese. Ci siamo, sono pronti. Questo sugo è qualcosa di pazzesco, c'è un profumo che non potete capire. Buon appetito! Tra una cosa e l'altra, sono arrivata a casa adesso e anzi, qui ho anche il comitato di benvenuto, manca solo Nio, ma sta girando qui sotto, probabilmente a breve arriverà, perché anche a lui piace stare nello sfondo. Comunque il pranzo è stato qualcosa di eccezionale, devo dire. Sì, Mikey, vero che ci è piaciuto tanto? Ecco che arriva anche Nio, in teoria, come avevo previsto. Certo, amore, anche tu. Mamma voleva raccontare del pranzo, ma la distraete. Comunque è andato veramente benissimo ed è stato super buono. Io non avevo mai mangiato i tortelloni conditi con questo tipo di sugo e devo dire che sono spettacolari. Spero di aver appreso il più possibile, anche se effettivamente devo sicuramente ancora prenderci la mano, soprattutto per quanto riguarda impastare, ma lo sapete che è una cosa in cui non sono tanto brava e non ho tanta manualità per riuscire a chiudere i tortelloni, però vederli fare da qualcuno che davvero li sa fare è stato pazzesco. Sì, Nio, lui è lì che segue la mia mano perché vuole le carezze, poi gli faccio le carezze e lui puntualmente si allontana, quindi è incontentabile. Però appunto sono super soddisfatta, perché per essere la prima volta devo dire che sono venuti davvero benissimo, ovviamente perché c'era anche lei lì con me ad aiutarmi, però proverò a rifarli a casa così potremo fare un confronto e soprattutto così riuscirò ad impratichirmi un po'. Nel frattempo comunque è arrivato anche il corriere. Recuperiamo subito il pacco, che non so cosa sia. Sono sicura di non aver ordinato nulla, quindi dovrebbe essere un pacco gifted, ma lo scopriremo subito. No vabbè, era imballato benissimo e non sono riuscita fino alla fine a vederlo, ma è un pacco da parte di DM Store ed è assolutamente un pacco gifted. È la prima volta che ricevo un regalo da DM Store, sono veramente contentissima e non me lo aspettavo. Ed è praticamente, c'è proprio scritto, una speciale box dell'amore, anche perché effettivamente manca pochissimo a San Valentino. Ora sono curiosa di vedere cosa contiene. No vabbè, ci sono questi tovagliolini che sono qualcosa di carinissimo. Poi ancora abbiamo questi cuoricini che sono qualcosa di meraviglioso e sono ricoperti di cioccolato bianco. Qui sotto c'è questo cacao bio che si può usare per tantissime preparazioni, tra cui la cioccolata calda, ma anche i cookies, i muffin. Poi ancora qui abbiamo la farina di mandorle, sempre bio, che di nuovo si può utilizzare per tantissime preparazioni. L'aroma di vaniglia, cioccolato amaro, sempre della linea bio di DM, e ancora dei datteri. E poi c'era anche questa busta molto carina, anche in questo caso riutilizzabile, che all'interno contiene un po' di prodotti beauty, tra cui questa mousse doccia di Balea, che sapete è diventato uno dei miei brand preferiti in assoluto, e questa è al lampone. Poi qui abbiamo due smaltini di Trendy Tap, tra l'altro di due colori super neutri, esattamente come piacciono a me, rosa chiaro e bianco latte. E per finire una bath bomb carinissima rosa, che è sempre di Balea ed è al profumo di vaniglia. E qui ancora abbiamo questa penna per nail art. Visto che oggi siamo in tema di cucina, direi che direttamente nel prossimo vlog possiamo testare un po' di questi prodottini che non ho ancora avuto modo di provare. Io comunque adesso ne approfitto per mettervi un attimo in carica, perché questa mattina ho filmato anche dei mini spezzoni con l'altra videocamera per creare anche dei mini contenuti per gli altri social e anche per creare uno shorts qui per YouTube, quindi vi metto un po' in carica e mi metto a editare tutto. Poi appena finisco, in teoria vorrei anche uscire un attimo, perché devo sia andare a recuperare un paio di cose che mi mancano in casa che passare dal corriere a fare tre resi. Alla fine ho impiegato molto più del previsto e sono già le 5 meno 5, quindi probabilmente per oggi pomeriggio il reso salta e andrò eventualmente domani mattina, però sono contenta lo stesso perché
mi sono portata avanti e ho editato tantissimi contenuti che avevo filmato in questi giorni. E adesso però, dopo essere stata così tante ore al computer, sento proprio il bisogno di allenarmi, cioè di muovermi un po' per scaricare tutta la tensione, tutto lo stress e soprattutto tutta la concentrazione che sapete come sono io quando edito i video. A volte mi viene addirittura male qui tutta la zona del collo e della schiena perché sto lì super concentrata, quindi quando finisco e spengo il computer sento proprio il bisogno di muovermi. Sarei anche andata volentieri ad allenarmi all'aperto perché fa veramente caldo oggi, però non so se lo state vedendo, ma si è alzato un vento fortissimo, quindi meglio stare in casa. Ho già recuperato tutto l'occorrente, adesso mi preparo. Oggi testo un nuovo allenamento, quindi vediamo quanto resisto. Intanto iniziamo. Allenamento appena finito. Oggi ho fatto circa 40 minuti, ma con un allenamento nuovo e super super intenso, non riuscivo a resistere di più. E adesso assolutamente doccia prima di cenare. Voilà, doccia fatta, mi sono già messa in pigiama. In realtà ho anche lavato i capelli nonostante non avessi intenzione di lavarli, però l'allenamento di oggi è stato davvero molto molto pesante, quindi non avrei potuto fare altrimenti. Quindi adesso posso dedicarmi alla cena e stasera ho deciso di preparare le crepe. Ho già preparato le uova, la farina e il latte. Vabbè, manca il pizzico di sale, il pizzico di zucchero che poi mettiamo nell'impasto tra poco. La ricetta che uso è sempre la solita: un uovo, un bicchiere di farina e un bicchiere di latte. E così la pastella è pronta. Per farcirle stasera andiamo sul classico, quindi prosciutto cotto e fontina, però sapete che io adoro anche la versione speck e brie. E voilà, buon appetito! Sono già qui pronta con il telecomando, ho già acceso la TV perché adesso inizia ufficialmente la mia maratona che non durerà solo stasera perché come al solito dopo un'oretta crollerò, però in generale, da oggi inizia la mia maratona per vedere tutte le nuove puntate di Mare Fuori 3, che in realtà sono solo 6 per ora, se non ho capito male, e vengono rilasciate, sono state ormai rilasciate stamattina, ma oggi ho cercato di non pensarci, sennò non avrei combinato nulla per tutta la giornata perché veramente aspettavo questo momento da almeno un anno. E appunto oggi sono state rilasciate le prime 6 puntate su Rai Play, poi in realtà andrà in onda, se non sbaglio, il 15 febbraio, e quindi poi dovrò aspettare che vengano ritrasmesse queste 6 puntate per vedere la fine. Non so bene se ho capito o se in realtà questa stagione ha solo 6 puntate, quindi vedendole tutte non dovrò poi aspettare la messa in onda ufficiale proprio sulla televisione, ma basterà guardarle su RaiPlay. Non lo so, non ho ancora voluto guardare nulla perché altrimenti mi sarei persa via, sapete come sono io. E devo dire che Mare Fuori è una delle serie TV che di più mi è piaciuta negli ultimi almeno 3 anni. Cioè, probabilmente la metterei al secondo posto subito dopo Bridgerton, più o meno. Forse dovrei fare mente locale perché me ne sono piaciute anche altre. E probabilmente, infatti, è una frase che mi avete sentito dire spesso, però davvero Mare Fuori è proprio una delle mie serie top. Considerate che ho anche proprio la playlist su Spotify con all'interno varie canzoni, tra cui appunto O Mare Fuori, poi c'ho Sangue Nero, poi ne ho altre perché ho proprio una playlist solo di Mare Fuori e in più vado a prendere diversi brani e li metto nelle mie altre playlist. Insomma, sono abbastanza fissata con questa serie, per cui non solo ho aspettato tantissimo che finisse il mese di gennaio perché è stato realmente qualcosa di eterno, ma in più non vedevo l'ora che fosse il 1º febbraio proprio per vedere di nuovo questa serie. E tra l'altro la fissa mi è venuta assolutamente grazie a voi perché me l'avevate segnalata e io non avevo mai visto la prima stagione, era tipo forse l'anno scorso a gennaio, comunque sempre in questo periodo, però nel 2022 mi avevate segnalato questa serie e avevo recuperato entrambe le stagioni. Da lì mi è partita una fissa che veramente ho fatto una testa così a tutte le persone che mi circondano e alla fine le ho pure convinte a guardarla e anche loro hanno sviluppato la stessa fissazione, quindi cioè è stato tutto un circolo così e penso che stiate notando quanto sono gasata per questa cosa perché mi sto decisamente perdendo via, cioè avevo acceso la videocamera giusto per salutarvi, ma vabbè, mi perdo a parlare quando mi piace qualcosa così tanto e lo sapete. Adesso smetto immediatamente, aspettate che
Mi preparo così collassiamo insieme e poi si comincia. 3, 2, 1 e buonanotte, a domani!